Cassano si ritira. Dal calcio giocato. Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Qualche cassanata, lui ce l'ha mostrata, nel corso degli anni della sua carriera è ormai finita, è ormai finita. Ha lasciato Verona, ha lasciato Verona. Dopo pochi giorni la piazza è basita. Con le tue gesta dovevi cantare con Pazzini e entusiasmare e Verona far innamorare. Fant'Antonio non dovevi lasciare. Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Alla Sampdoria lui era venerato, è come un dio è stato trattato. In molte squadre è passato. In alcune tracce ha lasciato. In altre invece è stato dimenticato. Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Io mi ricordo tante giocate sue, il gol con la Roma contro la Juventus e le magie con il capitano. Mamma mia che coppia che eravate, con la nazionale hai giocato anche tu, agli europei sei arrivati laggiù e sulle tue spalle avevi il 10. Mi dispiace che finisca così, ora che te ne vai, cosa farai? La tua carriera poteva essere migliore, io dico che fu bruciata da qualche cassanata. Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, è un talento ormai sprecato, la sua testa cosa ha pensato? Cassano si ritira dal calcio giocato, clamoroso è un peccato, Cassano si ritira. Ha chiuso bene Bari che prova ancora con Cassano, posizione regolare, grande controllo in velocità di Cassano in area di rigore, Cassano ancora rientra sul destro, Antonio Cassano 2-1. Abbiamo visto due grandissimi giorni. Che gol Fabio, che gol, lancio lungo, ha stoppato, ha controllato bene, ha dribblato ancora all'interno e poi l'ha messa dentro. Il Bari è in vantaggio meritatamente.